Altra recensione su Arte per Te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per Te. Questa è Arte per Te. Arte per Te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi nuova recensione sul canale. Eh sì, perché vi parlerò di un libro, di un manuale veramente veramente utile. Anche questo, come le recensioni precedenti, lo vedrete nelle mie mani in forma antiqua. Ma di questo c'è il manuale moderno che penso potrete trovare sul sito della Epli o in qualunque libreria. Il manuale di cui vi parlo è sempre di Ronchetti, ma quanti ne ha scritti Ronchetti? Vuol dire che qualcosa ne capiva, no? E allora, un giorno vi parlerò anche di Ronchetti. E allora, questa è la composizione delle tinte nella pittura ad olio e acquerello. Questo l'ho messo anche in palio qualche tempo fa in un giveaway, un'altra edizione molto antica. Io ne avevo due, una l'ho regalata e una invece l'ho tenuta per me. Sì, ne ho regalate due, è vero, ho regalato due dei miei libri, perché io quando vado trovandoli li riprendo. Il mio è una seconda edizione, quindi anche questa è del 1923. Il fascino di questi libri antichi mi piace troppo. Lo so che potete trovarli moderni, più aggiornati e sicuramente con maggiori argomenti, però quelli li compro anche. Ma il profumo di questi testi, che non lo so, viene fuori la passione delle mani che li hanno toccati, delle persone che li hanno letti, mi piacciono troppo, mi piacciono veramente troppo e mi piace condividerli con qualcuno, che in questo caso questo qualcuno siete voi, tanti, no, qualcuno, qualche mille. Bene, basta, torniamo ad essere seri. Allora, il manuale di Ronchetti, quindi la composizione delle tinte nella pittura ad olio e ad acquerello, quindi una specificità. In questo manuale Ronchetti ci parla proprio di quella che è il metodo di composizione e di miscelazione delle tinte tra di loro. Allora, cosa recita il nostro indice? Innanzitutto l'introduzione del colorito, cioè la definizione dei principali termini usati per la pittura, e questo vi servirà molto, specialmente per capirmi quando parlo, il colore, la scomposizione della luce solare, quindi vi parla proprio del corpo dei colori, il contrasto dei colori, il contrasto di tono, insomma un po' della colorifera, della sfera del colore in senso ampio. Quindi poi vi parla dei singoli colori, dei bianchi, dei rossi, dei verdi, dei gialli, facendovi una distinzione e facendovi conoscere le varie rese dei diversi colori e i vari utilizzi per i diversi toni di colore, dello stesso colore, quindi i vari blu, i vari bianchi e via discorrendo. Poi la pittura, e parte lui dal paesaggio, che è il primo approccio secondo Ronchetti alla pittura, e poi i suggerimenti veri e propri per comporre le tinte in acquarello e in pittura d'olio. È un piccolissimo manuale, ma è uno scrigno di sapienza. È un testo veramente veramente utile per chi come me ha fatto della pittura la sua vita. Nel blog vi metterò un articolo dettagliato, vi metterò anche le forme più recenti di questo libro che potrete acquistare sui siti dell'Oepio o di qualunque libreria, e vi dirò i prezzi che hanno raggiunto. Non sono prezzi eccessivi questi dei manuali Oepli. Sono dei testi, perché vi faccio vedere la forma antica di questo testo? Per dare una valenza superiore al contenuto dei testi stessi, perché se per 90 anni, 100 anni dei testi continuano ad essere presenti nel mercato editoriale, vuol dire che il contenuto era veramente, veramente, veramente valido. Bene, mi fa piacere aver condiviso anche con voi questo libro, poi sono particolarmente affezionata a questo libro, e vi metto qui il link del video in cui vi ho parlato della composizione delle tinte, e sotto nel box informazioni troverete il link del blog in cui vi ho fatto una tabella per la composizione dei colori che vi potrà aiutare, oltre al compendio scritto di Ronchetti. Benissimo, non mi rimane che salutarvi da Ombretta e da Arte per Te. Tutto, alla prossima!